Signor Sindaco, abemus assessore, il nuovo assessore, l'avvocato Davide Brilli. Sì, assolutamente, una persona che secondo me è molto utile per la città. Gli ho fatto una scelta a favore della città. Quando faccio una scelta a favore della città sono sempre sereno. Poi, naturalmente, tutti possiamo sbagliare in qualunque cosa. Io credo di avere invece scelto una persona adeguata, utile per la comunità castelvetranese e quindi da questo punto di vista sono assolutamente sereno di aver scelto bene, nell'interesse sempre e comunque della comunità castelvetranese, perché questo bisogna comprendere, che le scelte che fa un sindaco debbono necessariamente avere sempre come cifra di riferimento l'interesse della comunità. Poi nel merito si può anche sbagliare, ovviamente. Si può parlare a volte di una scelta dolorosa, preferire uno rispetto a un altro. I fatti personali, dunque, noi abbiamo tante persone che potevano essere candidate, tutte persone per bene, tutte persone di valore, ma alla fine bisogna scegliere. E quindi nella scelta non c'è nessuna valutazione sui dati personali, sono valutazioni più complessive che in un determinato momento specifico della città io ho ritenuto che la figura di Davide Brillo fosse un personaggio idoneo a svolgere il ruolo di cui la città ha C'è bisogno. una delega già o ancora no? Sì, c'è una delega ad infrastrutture ed servizi a rete e ambiente. Intanto giunge un comunicato da parte della segreteria provinciale dei Fratelli d'Italia, rappresentato oggi dall'assessore Brillo, che fa capire che due consiglieri potrebbero passare all'opposizione, l'avvocato San Martano e la Pellerita. Sono problematiche su cui io non intendo entrare. Ripeto, sono questioni di partito, sono questioni su cui io non intendo assolutamente esprimere nessun commento, in un senso o nell'altro. E posso solo ribadire questo. Io ho fatto una scelta, dopo averci riflettuto a lungo, tenendo conto di tanti suggerimenti, consigli, ma anche sentendo la città, perché io sono presente nella città, molto presente. Voi come giornalisti Anche sui social, sui social io ci sono poco presente, diciamo, nel comunicare. nel comunicare. Ma voi sapete bene come ho compiuto diversi atti, anche con sacrifici personali, di presenza in tutti i luoghi in cui la comunità ha espresso le proprie manifestazioni. Un'ultima domanda, il prossimo assessore ci sarà quando se ne parlerà? Un'altra telenovela? No, non sono telenovele. Sarà fatta al momento opportuno, anche lì con una scelta meritata che possa anche lì corrispondere Possiamo dire agli nomi in interessi di ballo, questo. No, nomi in non ce pole ne sono. position. In questo momento non ci Beh, sono né, non c'è un bando di gara, quindi c'è una riflessione che sto compiendo. li facciamo noi come stampo, va bene? Dunque, bisogna comprendere, concludo, alla città rispondo io delle scelte che faccio. E rispondo alla città, alla mia comunità. Ok, grazie Sindaco.